Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. È sempre venerdì 20 gennaio 2012, solo che ora sono le 12:35, capito? Eccolo qua il titolo della nuova trasmissione. Einstein, anno luce, relatività. Il fatto è che tanti amici che mi vogliono tanto bene cercano di darmi una mano, perché loro dicono: ma è tanto anziano Serafino Massoni, probabilmente c'ha l'Alzheimer, ma allora aiutiamolo, perché anche se c'ha l'Alzheimer le cose che dice ci piacciono. E io, in merito al mio Alzheimer, vi posso dire che casomai ci avessi l'Alzheimer, si vede che ce l'avevo pure a 25-30 anni, anche a 25-30 anni, perché a 25-30 anni io dicevo le stesse cose che sto dicendo ora. All'università, cioè alla scuola di perfezionamento post, alla prima scuola di post, post di, alla prima scuola di perfezionamento post universitario, intitolata Scuola di perfezionamento post universitario e per la ricerca filosofica che io frequentava, dovetti litigare con un paio di professori per la questione del Dio aristotelico e per la questione della parola intelletto. E mi pare che litigai con un grande professore, un grande accademico aristotelico, e mi scuso, mi pare che si chiamasse, mi pare, Tullio Gregori, che è un grande boss della mala filosofia aristotelica, perché io circa il dio aristotelico, e dissi: e vabbè, ma da dove sbuca fuori il Dio aristotelico? Questo, pubblicamente, io la domanda da antuncino la mia, e questo mi guardò con due occhi così e mi disse: ma lei chi gliel'ha data la laurea? Sì, perché eravamo già laureati, stavamo frequentando la scuola universitaria di post, la scuola universitaria di perfezionamento nella ricerca filosofica. Mi guarda: ma non è che gliela data la laurea? Io allora certe cose non le sapeva, non sapeva neanche io il pensiero del Buddha, che il pensiero del Buddha dovrebbe essere il number one nei libri di storia della filosofia, ma che è stato bandito dall'Occidente, era stato bandito. E poi siccome lui continuava a usare la parola intelletto, io mi permisi di dire che la parola intelletto era un po' antiquata, che si doveva usare la parola mente. E lui sempre di brutto mi disse: no, va bene la parola intelletto. E gli amici che mi seguono lo sanno che quando mi definiscono intellettuale, io rispondo sempre: no, non mi piace questa parola, non mi piace. A me non piace la parola intelletto, a me, che mi ricorda la metafisica platonico-aristotelica, a me piace la parola mente, la mente. Insomma, i miei amici, i miei colleghi di università, mica presero le mie discese. No, 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 perché mica ci si può andare contro il dio aristotelico. E allora tanti miei amici dicono: c'è l'Alzheimer, poverino, diamogli la mano. E questa è la volta dell'amico che ha questo bellissimo nickname che mi fa ricordare delle cose tanto brutte e tanto piacevoli. Crezzi Roby 81, Crezzi Roby 81. Vedete? Non c'è trucco e non c'è inganno, cari amici miei. Crezzi Roby 81, che scrive: buongiorno caro professore, chiedo scusa per il disturbo, ma mi permetto di aggiornarla su di uno scritto riguardante Albert Einstein, in cui, udite udite, la NASA approverebbe in pieno la teoria spazio-tempo. Il link è seguente, lo legga, è molto importante, ben spiegato, arrivederci. Lo vedete i veri amici che fanno? E dice: cioè, è vecchio, c'è l'Alzheimer, e allora aiutiamolo, aiutiamolo allora. E il fatto è, il destino vuole che proprio stamattina o ieri sera un caro professore di fisica, che si esprime tanto cordialmente, ha appena dato la notizia che recentemente il quotidiano della Repubblica avrebbe scritto che la teoria di Albert Einstein sta per essere inficiata, non lo so. Ma da quando è nata quella teoria che tutti dicono che adesso la disapproviamo?
Ma sì, lo so pure io che le teorie scientifiche tali sono, soltanto se vengono, se vengono, come si dice, scalzate. Soltanto una teoria non scientifica non la puoi mai scalzare. Sono state definite teorie non scientifiche, per esempio la psicoanalisi, perché la psicoanalisi non la puoi mai scalzare, così come non puoi mai scalzare. E le religioni vanno a dimostrare che il paradiso c'è o non c'è, che l'inferno c'è o non c'è. Tutto ciò che non è scientifico, tutto ciò che non è scientifico non è mai soggetto a eliminazione. Mai, 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 mai. Vai a dimostrare tu quello che c'è e quello che non c'è nell'aldilà. E certo, può darsi pure che un giorno venga scalzata la teoria einsteiniana. Si va avanti tra conferme smentite, conferme. A chi gli piace l'aristotelismo, a chi piace l'aristotelismo, la brucierebbe viva la teoria di Einstein. Invece a quelli come me, che so di meno, ai quali come me non gli piace l'aristotelismo, gli va tanto bene la teoria einsteiniana. Caro amico che hai appena scritto un commento, hai detto: "Uila, ila!" Sul quotidiano della Repubblica è apparso un articolo che inficia, mette in dubbio, mette in forzi la teoria einsteiniana. Eccoti qua la risposta fresca fresca, grazie a un mio amico. E appare sul sito, vi darò poi la documentazione precisa per andarci anche voi su questo sito, va bene? È inutile che ve lo legga qua perché tanto è scritto piccolo piccolo, piccolo piccolo, piccolo piccolo, cari, e vi darò tutti i dati ve li darò. In ogni caso, casomai ci fossero dei problemi, voi vi rivolgete a Crezzi Robi 81. Vi rivolgete a questo signore e di per piacere mi mandi lo stesso link che hai mandato a Serafino Massoni? Bene, allora vediamo un po'. Roma, la notizia parte da Roma, ma si rifà a quello che è stato scritto su altra stampa. La teoria di Albert Einstein sullo spazio-tempo e sulla gravità hanno finalmente trovato conferma con una precisione estrema. E nella documentazione NASA Gravity pubblicata sulla rivista, rivista di fisica, lo spazio-tempo quadrimensionale risente della presenza, manifestando due effetti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che a me interessano poco, cari amici, mi interessano tanto poco, perché io da quando ho studiato il buddismo, ho trovato la risposta a tutti i problemi. Io non lo conoscevo da giovane il buddismo, mica c'era internet ai miei tempi. Oggi un ragazzino di 12 anni su internet trova Albert Einstein, Osho, trova di tutto ai miei tempi, no. La schermatura era forte, quelli che si lamentano della, come si chiama, la censura di oggi, se vivevano ai tempi miei, ce n'erano di censura ai tempi miei. Beh, cari amici, non lamentatevi, cari amici, capito? Ogni estate ha le proprie problematiche, non ve lamentate, cari amici, il mondo è fatto così. Non è un caso che Albert Einstein abbia definito il buddismo l'unica religione compatibile con la scienza contemporanea. Si vede che c'era una profonda affinità tra Albert Einstein e il buddismo, e il Buddha, il grande Buddha. Quanti video vi ho fatto sul grande Buddha per dimostrarvi. Sì, ma ci sono i miei video a testimonianza, cari amici. Io vi ho detto che il Buddha ha anticipato la psicoanalisi di Sigmund Freud relativamente all'interpretazione dei sogni. Io ho detto pure che il buddismo, il grande Buddha, ha anticipato persino la teoria della relatività. Te.
di Albert Einstein, anticipata, perché è grande Buddha che ha messo in dubbio i due grandi principi aristotelici, il principio di identità e il principio di non contraddizione, capito? Buddha si diceva, ma c'è o non c'è l'io? L'io, cioè, io, che cos'è l'io? Non è che ci ha dato una risposta, però ha lasciato tutto nel dubbio. E beh, in fin di conti, queste considerazioni del Buddha e vanno a braccetto con le considerazioni relativistiche di Albert Einstein. Quindi non è vero, caro gentile amico, che hai scritto il commento su uno dei miei ultimi video che hai celebrato l'articolo su Repubblica, mi pare, dove si mette in dubbio la correttezza della teoria di Albert. Non è vero, non è vero. Vedete, è un ping pong, vedete, un ping pong. E questo è Roma, Roma, Roma E poi Einstein aveva ragione, la NASA dimostra con precisione le teorie sulla curvatura dello spazio-tempo. Capito? Ma sono cose qua, si entra nelle minuzie, nei particolari. Giordano Bruno non guardava le minuzie particolari, Buddha non guardava le minuzie particolari. Su tutti questi giochi rococò, rococò. Vabbè, decidetelo voi poi l'articolo. Quindi ancora non è stata inficiata la teoria di Albert Einstein. Allora devo concludere. Sempre questo caro amico che ha dato l'informazione, adesso dice, la Repubblica ha detto che non è vero, non è vero, Albert Einstein non è vero, non è vero. Qua invece si dice che è vero, che è vero, che è vero, vedete, pim pom pom, hanno luce così, eccola. Mi dice il caro amico, ma perché tu hai fatto un titolo dove hai messo insieme la teoria della relatività e l'annoluce? Se tu facevi un titolo intitolato soltanto Annoluce, noi non ci avevamo nulla da dire. E dici, hai fatto nascere la confusione mettendoci accanto al titolo l'annoluce, mettendoci pure, hai scritto spazio, annoluce e l'annoluce e lo spazio-tempo einsteiniano. Ma come si fa a non mettere accanto all'annoluce la teoria della relatività di Albert Einstein? Come si fa? Se l'annoluce ti spiega che in certe condizioni lo spazio e il tempo convergono, convertuntur, l'uno nell'altro, convertuto l'uno nell'altro, in certe condizioni, nell'anno luce però, E come fai a non pensare alla teoria einsteiniana E uguale mc al quadrato, cioè della conversione della materia in energia e della energia in materia? E quando si parla di conversione del tempo nello spazio, dello spazio nel tempo, si ricorrono determinate condizioni all'interno dell'anno luce, come fai a dimenticarti che anche la materia e l'energia convergono l'una nell'altra secondo la formula di Albert Einstein? Ma come fa un professore di fisica delle scuole medie superiori a voler che si distacchi un discorso sull'anno luce, lo si distacchi da un discorso sulla relatività einsteiniana? Se Albert Einstein ci ha dato la formula di come la materia si converte in energia e di come l'energia si converte in materia, è la stessa cosa, dobbiamo dirlo, di ciò che è stato scoperto relativamente alla trasformazione del tempo in spazio, dello spazio in tempo, relativamente all'anno luce. E qual è la vera corretta definizione dell'anno luce? Un sistema di misura non basato sulla distanza in sé, ma nel tempo. Non si può fare un discorso sull'anno luce prescindendo dalla teoria della relatività di Albert Einstein, cari amici. Adesso questa qua confermano, confermano, confermano. Dopo vi darò tutte le coordinate, cari amici. Va bene, cari amici, per il momento ho terminato. Grazie all'amico. All'amico qua, al caro amico che aiuta, aiuta un portatore di Alzheimer, Alzheimer. E Crezzi Robi 81, andatelo a visitare e dite che lo mandi anche a voi questo link, che lo mandi anche a voi questo link. Grazie cari amici.
E a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.